Oggi video dei prodotti finiti di fine estate e quindi questo significa che il prossimo video che girerò sarà in autunno e io non vedo l'ora che finisca l'estate. Io non riesco proprio a capire come si possa definire l'estate una bella stagione, perché i motivi per odiare l'estate sono diversi. Allora, innanzitutto il caldo opprimente e soffocante che ti opprime proprio appena esci di casa e che ti fa sempre essere appiccicoso, perché comunque si suda e questa sensazione è veramente fastidiosa. Io per esempio che in estate mangio e poi devo tornare al lavoro e vado sempre a piedi, sinceramente ho patito tantissimo quel tratto di strada che mi separa da casa all'ufficio, perché proprio non si respira. Poi non parliamo delle zanzare, che ovviamente entrano nonostante le zanzariere, nonostante le mille protezioni che uno può mettere, entrano, e quindi devi sempre correre dietro a queste zanzare dentro casa per eliminarle. E non parliamo poi anche di tutti quei fastidiosissimi insetti piccoli che ti riempiono se provi ad andare in bici, che ti ritrovi poi ovunque, nei capelli, addosso, orrendi. Per cui io non vedo l'ora veramente di alzarmi, di vedere fuori la nebbia, quella nebbiolina rinfrescante, bellissima, e la pioggia poi proprio è il must per me. Quindi attendo fiduciosa l'arrivo dell'autunno e intanto vediamo quali sono stati questi prodotti finiti di fine estate. Allora, innanzitutto ho terminato questo olio che è di Sephora ed è l'huile purificante au chanvre, ovvero l'olio alla canapa, che è uno di quei prodotti un po' multiuso per il viso, per il corpo, per i capelli, ma io essenzialmente l'ho utilizzato sui capelli mischiandolo alla schiuma e no, non mi è piaciuto. Io ne devo smettere di comprare i prodotti Sephora, che ogni volta tanto mi deludono, e perché metterlo o non metterlo non c'è la differenza. Per cui no, mi è sembrato un prodotto veramente insignificante. Mentre un prodotto top è stata questa crema corpo in questo maxi confezione da 450 ml ed è un prodotto fatto in Europa, che è della marca Organic Shop ed è praticamente una crema corpo alla crema di vaniglia. E questa veramente, allora, a parte il profumo è proprio il profumo di dolcetto, ed è un prodotto ideale per l'estate, perché era una crema non troppo consistente e veramente leggera, a rapido assorbimento, che però vi garantiva l'idratazione giusta per l'estate, che comunque non so come, ma io la pelle non è che ce l'ho particolarmente secca in estate, e quindi ottimo prodotto. E se non sbaglio aveva anche un ottimo prezzo, non era un prodotto super costoso, e però ecco, è tutto anche bio, insomma ottimo prodotto in tutti i sensi, fantastica. Poi ho terminato questo struccante di Clarins, che è della linea My Clarins, ed è l'acqua micellare struccante, che io ho utilizzato però solo per il viso, e devo dire che con questi struccanti Clarins, questo non è il primo che uso, avevo usato un altro di un altro tipo, però sempre di questa linea My Clarins, mi trovo veramente benissimo, perché sono molto molto efficaci,
anche sui doppi strati di mascara, perché comunque magari usavo sì lo struccante per gli occhi insieme a questo, però poi con il panno struccante, imbevuto di struccante, facevo comunque un'altra passata per eliminare gli ultimi residui magari di mascara e funziona, quindi ottimo, proprio perché è anche molto molto delicato sulla pelle. E il profumo non me lo ricordo sinceramente. Ah, ha un profumo che mi ricorda la pesca, ma non me lo ricordavo questo dettaglio, ma adesso che lo annuso, sì, pesca, buonissimo, ottimo. Ho terminato anche la crema solare, ovviamente prodotto estivo per eccellenza. Questa, se non sbaglio, l'avevo presa in farmacia ed è la marca Lipterna Sole, per pelli sensibile, protezione media, protezione 30. È un latte protettivo. Allora, io utilizzo essenzialmente la protezione 30, né più né meno, 30 va bene, mi ci trovo benissimo, e questa crema pure presa in farmacia funzionava benissimo. La mettevo la mattina e fino a pranzo ok, poi pomeriggio difficilmente mi espongo, ma comunque casomai la mettevo il pomeriggio, quindi un paio di volte al giorno ok. Io non vado nell'acqua, però sudo parecchio perché proprio non vado nell'acqua, quindi il caldo mi opprime, però non c'era bisogno di riapplicarla, teneva benissimo tutta la mattina, quindi ottimo prodotto, mai avuto un arrossamento. Devo dire che è un prodotto che avevo preso guardando qualche pubblicità su Instagram e che mi è piaciuto, così come mi era piaciuta anche la maschera, è lo shampoo di Mermaid & Me, e questa è della linea Power Papaya, e mi è piaciuto. Devo dire che questi prodotti Mermaid & Me combinati insieme della stessa linea sono fantastici, però ovviamente la maschera mi si finisce prima dello shampoo, e mi sono piaciuti, sono ottimi. Ovviamente non sa assolutamente di papaya, ha un profumo di shampoo insomma, però il fatto che siano 100% vegani, non testati sugli animali, con ingredienti più o meno naturali, li rende comunque degli ottimi prodotti. E devo dire che mi piace variare, ma un pensierino su un futuro acquisto di altri prodotti Mermaid & Me ce lo posso fare. Altro prodotto super estivo che io, cioè, non posso farne a meno ogni estate è l'auto abbronzante. Ho provato praticamente questo di questa marca Bali Body, che è un abbronzante graduale da 200 ml. E mi è piaciuto un sacco per diversi motivi. Allora, innanzitutto non vi lascia anche il giorno dopo quell'orrendo odore di abbronzante, poi vi garantisce già dalla prima passata un po' di colore naturale, quindi non vi crea quel colore arancio orrendo. Io di solito lo applicavo un giorno, poi il giorno dopo mettevo la crema idratante e lo riapplicavo il terzo giorno, quindi un giorno sì, un giorno no, per 3-4 volte, e mi garantiva un bel colore, devo dire, rispetto al bianco che ho, e quindi ottimo prodotto. Infatti l'ho ricomprato e lo stavo insomma riutilizzando ultimamente, proprio perché è naturale e non eccessivo e ottimo. Io ovviamente gli abbronzanti, li applico sempre comunque con il guanto. Ovviamente si è scaricata la videocamera e quindi proviamo questo nuovo cellulare che ho comprato, e quindi il resto del video lo registro con il cellulare e vediamo come viene. Allora, altro prodotto che ho finito è lo struccante per gli occhi, e questo è della marca Seta Re Firenze, e quindi è italianissimo. Anche questo è bio e senza nickel e non testato sugli animali, è da 150 ml e è fatto con aloe e fiordaliso. Ottimo prodotto, molto molto delicato anche questo, non ricordo assolutamente il profumo,
Molto leggero, molto delicato, quindi proprio ottimo prodotto per gli occhi, soprattutto se sono sensibili. E poi ho terminato questa questa maschera notte di Lancôme, che io vorrei un attimo di silenzio per il packaging. A me piaceva tantissimo tenere questa maschera notte lì proprio in esposizione, no? Sul bagno, perché rosa era bellissima. Packaging è semplice, però con il classico fiore di Lancôme così bellissimo. E questa è la Hydra Zen Jelly Mask. Infatti era una maschera rosa gelosa che applicavo la sera in modo abbastanza anche consistente, un paio di volte a settimana quando mi ricordavo, ed era praticamente reidratante e antistress a base di peonia e di acqua di rose. Un prodotto fantastico, già solo dal profumo, cioè la sera sentivo proprio questo profumo floreale fresco. Applicavo questa maschera che comunque dava quella sensazione un po' di fresco e veramente era un prodotto che mi piaceva tantissimo applicare la sera, e fino alla mattina, nonostante ci dormissi, sentivo comunque ancora di averla. E quindi ottimo, ottimo prodotto, ma Lancôme difficilmente delude. Finalmente, dopo non so quanti anni, ho terminato questa matita labbra di Rimmel, che non ho idea neanche se ancora la facciano, che si chiama Exaggerate Full Color Lip Liner, ed era praticamente una matita automatica, e il colore era esattamente questo. Un misto tra rosso ciliegia, rosso fragola, insomma un bel rosso, che con i rossetti di questa tonalità, ok, ottima, anche perché comunque era una matita da lamina molto morbida, quindi facile da stendere e da sfumare. L'unico inconveniente è che macchiava tantissimo, per cui non bastava struccarsi, non bastava anche a volte lavarsi il viso. Bisognava rilavare poi comunque la sera e rimaneva comunque un po' di rosso. La mattina, ovviamente, andando a rilavare poi il viso, la mattina spariva, però questo fatto che macchiasse le labbra era veramente orrendo, soprattutto perché, non lo so, mi sembrava sempre di non esservi struccati, insomma, orrenda, orrenda. Però sono riuscita a terminarla. E poi maschera capelli top che avevo già riprovato della Garnier, e questa è la linea Hair Food e questa è alla banana perché è nutriente. Profumo di banana top, forte, e potere idratante forte. Ottimo, ottimo prodotto, ma i prodotti Garnier per i capelli difficilmente deludono, e questa era una maschera di triplo uso, nel senso che si poteva utilizzare quindi anche a capelli asciutti per un impacco pre-lavaggio, insomma, un trattamento anche senza risciacquo, applicato appunto sulle lunghezze, insomma, poteva essere utilizzata in tre modi diversi, ma io l'ho sempre utilizzata dopo lo shampoo e ho risciacquato. Senza siliconi, ovviamente, vegana, con gli oli vegetali, insomma, buonissima. E poi, ah sì, ho ancora un prodotto, questo mascara di Fenty Beauty, che allora, il packaging è top. Allora, devo dire che questo mascara non era niente, niente male, anche se io sulle punte tendo sempre ad applicarne un altro in aggiunta. Aveva un classico scovolino, un po' più cicciotto al centro, e comunque ottimo prodotto, un bel nero, però di mascara io ne applico sempre un paio, non lo so, ho questa fissazione, però insomma questo mi è piaciuto tantissimo anche nel packaging, infatti credo proprio che questo non lo butto, assolutamente no, troppo bello. E quindi niente, questi sono tutti i prodotti finiti di fine estate. E quindi top, aspettiamo con impazienza l'autunno, chi come me metta un like al video
E quindi noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ovviamente se avete curiosità su qualche prodotto, lasciate un commento sotto e vi rispondo. Ciao e al prossimo video!